E la diocesi di Lecce, in occasione della giornata dedicata ai poveri, istituita 3 anni fa da Papa Francesco, ha organizzato in un ristorante della città un pranzo molto speciale a cui, assieme ai volontari, hanno partecipato coloro che vivono in situazioni di fragilità sociale. Sentite. La speranza dei poveri non sarà mai delusa. Questo è il tema del messaggio che Papa Francesco ha affidato alla Chiesa Universale per la Giornata Mondiale dei Poveri 2019. Iniziativa giunta alla terza edizione, da lui ideata e fortemente voluta. A Lecce, le associazioni di volontariato, Caritas Diocesana, Famiglia Francescana, Famiglia Vincenziana, Fondazione Casa della Carità, Fondazione Migrantes e Padri Comboniani, in collaborazione e sinergia, hanno realizzato una formula dal significato simbolico. Il pranzo sospeso, tutti insieme, volontari e poveri, presso il ristorante Angels dell'Hotel Zenith, coinvolgendo tutti i cittadini che con una donazione di 12 euro hanno potuto offrire ai meno fortunati una festa in famiglia. Una rete efficace ed efficiente per un evento ricco di emozioni, come si rileva dalle parole di Simona Abate, responsabile della Casa della Carità. Personalmente sono molto emozionata e penso che lo siano un po' tutti quanti coloro che appunto ogni giorno si dedicano ai nostri amici meno fortunati. Oggi non vogliamo usare questa parola perché, e niente, siamo contenti perché già dalla messa di quest'oggi che abbiamo celebrato insieme a loro sono stati al centro e li abbiamo messi al centro di una famiglia proprio perché c'è stata questa bella sinergia, la giornata del povero è stata organizzata insieme a tutte queste belle realtà diocesane che fanno carità, si occupano di carità, si preoccupano di fare carità. Dopo la messa, l'ampia sala del ristorante dell'Hotel Zenith, che ha fattivamente collaborato alla riuscita della giornata, ha accolto gli ospiti per il pranzo conviviale in un clima di straordinaria normalità. Io sono contento e ringrazio il Papa Francesco per questo impulso che di anno in anno ci rinnova. Tutta la sua vita è un servire i poveri, ma non basta che lui lo faccia lui, vuole che lo facciamo anche noi, perché se siamo cristiani come lui non possiamo dimenticare i poveri. In questo messaggio, è la terza volta da 3 anni che ha fondato questa giornata, ci invita a dare speranza. L'uomo senza speranza è morto anche se è vivo. I poveri devono trovare in noi cristiani sempre occasione per rinvigorirsi in questo impegno, così possiamo dire, con Dio. Lui è fedele a noi, noi dobbiamo essere fedeli a Lui. E i poveri sono quelli che incontriamo ogni giorno in qualsiasi situazione. Per tutti dobbiamo avere almeno uno sguardo.